Mobile Congress 2014, siamo allo stand di Nokia in compagnia del Nokia XL, il più grande della famiglia X di Nokia, che è una categoria, una nuova categoria di dispositivi prodotti dall'azienda in grado di poter avviare e utilizzare tutte le applicazioni Android. Nonostante le dimensioni del display, si tratta di un dispositivo con un display da 5 pollici 800x480, dotato di una fotocamera posteriore da 5 megapixel con flash, a differenza del Nokia X che non è dotata di flash. Si tratta comunque di un dispositivo di fascia bassa, il cui prezzo sarà di circa 109 euro, ai quali però non si sa ancora se dovranno essere aggiunte le tasse o meno. Il dispositivo utilizza un processore Qualcomm Snapdragon 200 ed è dotato di 768 MB di RAM. L'interfaccia grafica, come abbiamo visto sul Nokia X, è molto simile a quella che abbiamo visto con Windows Phone. Perché? Perché la tattica che vuole utilizzare Nokia con questi nuovi dispositivi è quella di abituare l'utenza a dei dispositivi di fascia bassa con l'interfaccia grafica che abbiamo visto a Windows Phone e con tutta una serie di servizi cloud di Microsoft, per poi passare ad una serie Lumia, un dispositivo più performante e più costoso nel caso in cui voglia fare un upgrade. Il sistema operativo è Android, ma nel dispositivo sono stati eliminati tutti i servizi di Google, a partire dalle mappe, che sono integrate però tramite il servizio di Microsoft, fino ad arrivare al Play Store, che non è assolutamente presente, e quindi per scaricare le nuove applicazioni sarà necessario utilizzare uno store interno di Nokia che è stato proprio presentato oggi. Come dicevamo prima, l'interfaccia grafica è molto simile a quella di Windows Phone e ne ritrae alcune delle caratteristiche. Adesso ho aperto l'applicazione di Facebook e potete vedere che è praticamente identica a quella che abbiamo visto su Android. Un solo tasto, che in questo caso è una freccia all'indietro, ma in realtà è il tasto Home, e che riporta quindi alla schermata principale del dispositivo, che può essere personalizzata proprio come succede su Windows Phone. Quindi in questo caso una sorta di live tiles, che ovviamente non sono live, ma che si possono spostare e ridimensionare. Io sono Dario Caliendo, siamo al Mobile World Congress 2014 con il Nokia XL, un dispositivo dual SIM, e vi mando un abbraccio.